legislatura molto travagliata, e il travaglio della legislatura e gli effetti negativi della legge elettorale si avvertono molto nell'attività della commissione, nelle commissioni parlamentari. Infatti, la parlamentare, se mi chiedete, ma insomma che cos'è che registri, che cos'è, che qual è l'aspetto rilevante della tua esperienza parlamentare, ecco, è vedere proprio svuotato il ruolo del parlamentare. Il compito fondamentale è quello di proporre leggi, di vedere, di esercitare la sua funzione senza vincolo di mandato, appunto, quindi rappresentante del territorio, rappresentante degli interessi. Il controllo della spesa sanitaria affronta due aspetti, affronta i livelli di finanziamento del sistema sanitario nazionale, e in questo caso questo è stato un passaggio significativo, perché noi abbiamo potuto discutere anche in commissione gli effetti del nuovo patto per la salute. L'altro provvedimento importante è che questo sì di iniziativa parlamentare, l'unico di iniziativa parlamentare a cui personalmente mi sono anche molto dedicata, perché è stata davvero una, voi sapete che ci sono i cosiddetti diritti dell'opposizione, quindi l'opposizione, quando si fa il calendario, ha la possibilità di indicare che un provvedimento che deve essere calendarizzato, poi a volte è calendarizzato e non ha la maggioranza e quindi si perde. In questo caso c'era stata anche una condivisione con la maggioranza, e quindi mi riferisco alla legge quadro sulle cure palliative, che è stato il più importante provvedimento di iniziativa parlamentare che abbiamo approvato, che costituisce, io credo, una legge, non lo dico soltanto io, lo dice molto gli operatori, insomma, dei malati, delle associazioni, costituisce una legge quadro molto significativa, sia per la sua impostazione culturale, sia per quelle che sono le opportunità che contiene. Ovviamente, come sempre nel nostro paese, il problema è poi applicare le leggi, e infatti noi siamo impegnati a verificare l'applicazione delle leggi. Il problema di questa legge è stato fin dall'inizio il suo scarso finanziamento, infatti abbiamo dovuto essere proponenti e poi fare anche l'ostruzionismo in commissione, metterci nei panni della commissione bilancio, inventare, trovare un po' di soldi. C'è una sorta di equiparazione tra pubblico e privato, per cui un medico può fare benissimo il direttore di azienda in una struttura sanitaria pubblica e contemporaneamente svolgere senza nessun vincolo la sua attività privata. Noi pensiamo che questo sia un grande ritorno indietro, e quindi lo contrasteremo fermissimamente. L'abbiamo già fatto, devo dire che era uno dei provvedimenti iniziati e poi è andato in aula, ha avuto il governo, è stato sulla base di alcuni emendamenti il governo è stato messo in minoranza, il provvedimento è stato ritirato, riportato in commissione. C'è anche un problema di rapporto tra legislazione nazionale e legislazione regionale, qui si introduce il principio della norma cedevole, e norma cedevole significa che poi ciascuna regione fa, si organizza come ritiene, quindi assume e adotta questi principi e poi si organizza come ritiene, quindi in qualche modo è la sanzione di vari sistemi sanitari regionali. Del sistema di valutazione nell'ambito della sanità, di avere strumenti di misurazione dell'efficacia, dell'efficienza, della qualità, e di affrontare finalmente il problema del rapporto tra politica e sanità, e quindi chi decide i primari, chi decide i direttori generali, chi decide i direttori di strutture complesse, eccetera. E come far contare di più all'interno dell'organizzazione sanitaria, del governo della sanità, come far contare di più le professioni, come far contare di più la competenza medica, come far contare di più anche l'insieme delle professioni sanitarie. Quindi, per esempio, questi articoli, le funzioni del collegio di direzione, requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, carichi di natura professionale e valutazione dei dirigenti dei medici sanitari, dipartimenti, responsabili dipartimenti, sono, come voi conoscete il sistema sanitario, sa che questi sono aspetti importantissimi. Ha toccato molti argomenti su
cui poi vi lascio naturalmente interagire e domandare. Quindi brevissima e concisa, quali sono le priorità nella sua agenda a livello di azioni? La piena applicazione di alcune leggi, a partire dalla legge sulle cure palliative e le terapie antidolore, grande necessità del nostro paese. E poi la legge sul governo clinico, perché la sanità sia governata sulla base del merito e della competenza e non delle cordate politiche. Il provvedimento che verrà in aula è per la quale ci siamo molto spesi e sul quale daremo battaglia perché si tolga la cattiva politica dalla sanità. E poi la salute della donna, la tutela della salute materno-infantile.